Buonasera a tutti ragazzi, siamo qui oggi con un nuovissimo video di Pokémon Zaffiro. Vedete anche voi che adesso è tutto più bello ragazzi. Finalmente ho risolto il problema, posso mettermelo a schermo intero e sembra più un Game Boy adesso, perciò non ci saranno più problemi appunto. Ok, non ci saranno più problemi, vedete che ragazzi posso correre con tranquillità a destra e a sinistra e non avere problemi di dita troppo vicine e perciò non capire come devo fare. Perciò eravamo rimasti che dovevamo cercare la nostra bellissima mossa che si chiama taglio. Provate a chiedere dove si potrebbe trovare, però quella a cui l'ho chiesta non mi ha risposto, perciò proveremo ad arrangiarci ragazzi, proveremo, parleremo con tutte le persone che troveremo e basta, boh, fatto. Ok, perfetto, va bene. Però siccome sono sicurissimo che non è qua il posto, signor Marino, dove siamo diretti ora? A Bluruvia. Vada per Bluruvia. Sulle ancore pico, mio prediletto, stiamo per salpare. Cellaccio di merda. Vabbè, non importa ragazzi. Torniamo a noi. Non vedo l'ora anche di trovare il surf, così stavo tranquillo, bene, beato e buono. Senza, e potrò fare tutte queste persone qua che trovo qui per proporgli le battaglie. Signor Marina, eccoci. Siamo sbarcati a Bluruvia. Vai pure e fammi sapere quando vuoi salpare di nuovo. Ok. Signor Marino, per te partirei in ogni momento. Dove siamo diretti ora? A Petalipoli. Andiamo a Petalipoli. Hai detto Petalipoli? Sulle ancore picco, mio prediletto. Stiamo per salpare. Spero stia andando giù. Ok, perfetto, ho detto giusto. Non proprio tornare alla prima città se dobbiamo andare a Petalipoli. Sì, se vogliamo taglio, scusate ragazzi. Perciò vada per la prima città. Spero di riuscire a trovare questo taglio perché vedo che è molto utile per trovare Pokéball, andare a prenderle nei lati più oscuri del posto. Vabbè, non importa ragazzi, vediamo subito di andare da questo posticino. Ci sono cose neppure in denaro che può cambiare i Pokémon per essere, per esempio. Ok, va bene. Ok, vediamo il cottage sul mare è la dimora del signor Marino. Un tempo era un audace navigatore che non temeva i mari più burrascosi. Va bene, buon per lui. Qua non dobbiamo andare su per di qua, ragazzi. È un vero casino tornare alla prima città, ragazzi, perché prima è da un po' che non gioco, perciò scusatemi. Prima di tutto, in secundis, perché mi piace dire secundis, non so perché, vabbè. In secundis dobbiamo fare una battaglia. Vabbè, oh lui ragazzi, Silcon, come caspita si dice. Vedete ragazzi, è tutto molto più ampio adesso e molto meglio. Doppio calcio, olè ragazzi, olè. Perfetto, non è molto efficace. Vabbè, l'ho fatto fuori, vabbè, però vabbè, molto bene. Pokémon esausto, ok, 25 punti esperienza, Pokéna 25 punti esperienza, molto bene, grande Pokéna. Un'altra battaglia battagliosa, ragazzi. Vediamo di... Vrumpel! Io faccio fuga, ormai, perché... Vabbè, lo faccio comunque solo che per voi, ragazzi. Intanto vi dirò che hai 0,5, smetto alle... Tra 5 minuti smetto. Ragazzi, fai andare avanti così, però che il limite è di, vabbè, proverò a farvi 13 minuti per vedere, perché il limite è di caricare video su dal telefono, quindi no, anche meno, dopo non me lo carica. 13 minuti, perciò ragazzi, una cosa che pesa anche a me, spero che YouTube possa sistemare queste cose veramente, perché è una cosa che scoccia. Che palle ste battaglie. Mi le faccio. Oh, Smorgish. Sromish, non Smorgish. L'ho quasi azzeccato, dai. Appare Smorgish selvatico. Vai con Boosten. Ok.
facciamo fuga. Non c'ho voglia di farmela questa. Scusate ragazzi, che vedete cosa ci serve taglio, quelle cose là ci serve taglio. Perciò torniamo alla nostra città principale, se stiamo andando giusti, perché qua mi pare che abbia trovato. Mi piace. Mi riempie la bocca di semi e sputarli fuori. Prendi questa così puoi sprovare. Ah, questa è bella. Ah, questa è bella, metti 09, questa è bella, sì. Utilissima questa, veramente utile, ragazzi. Semitraglia mi ha dato molto bene. Double trova Pokéball. Perché vi dico, ragazzi, se andate su alcuni buchi vuoti troverete delle cose, per esempio Pokéball e caccate varie. Questo l'ho scoperto attraverso Poketonks, perché vi dico che non lo sapevo neanche io prima. Perciò, buono a sapersi. Più roba che arriva per noi. Zigzagon non lo faccio perché non è che io abbia tutta sta voglia di fare battaglie oggi. Ma quanto è efficiente qua così. Ok, vediamo. No. Trovato super pozione. No, qua non c'è niente. Qua mi pare che sono già. Brutto, ragazzi, che se si va sull'erba. Sì. Devono fare per forza le battaglie. Sì, non per forza. Se si riesce a fare fuga, è bene. Se no, te la becchi in boffice. Ok, perfetto. Giusto per tirarci un po' sull'esperienza e per non stare giù. Ok, perfetto. Cellulare che squilla, sembra. No, che squilla, che vibra, sembra un po' che abbia fame anche lui, poverino. Buon appetito. Vabbè. Cazzeggia a parte, ragazzi. Qua ci siamo appena incontrati e già. Ed è già l'ora di addio. Spero che ci rivediamo. Ok. Te cosa mi dici? Se devi prendere una decisione e lasci che sia l'altro a decidere per te, te ne pentirai, e a prescindere dall'esito. Lasciamola. Eleggeremo meglio i nostri Pokémon e saremo forti come te. Sì. Gina, sei forte. Dobbiamo allenarci molto di più. Vabbè. Dov'è che ho taglio, ragazzi? Chi è che mi dà taglio? Scrivetemelo anche voi sui commenti, ragazzi. Scrivetemi chi è che mi può dar taglio. Scrivetelo in basso, per favore, perché non è possibile. Ok, questo è il nome. Che non è possibile. Non riesco più a capire da dove devo andare per questo taglio. Posso fare un sbocco e poi come se tu. Sì, so come si fa, vabbè. Ho bisogno di taglio. Sono fatto prendere dalla pesca e ho dimenticato di accudire. Ok, va bene. Ferrugiopoli, vediamo se qui c'è qualcuno che mi dà taglio. Wow, anche tu hai dei Pokémon. Quando sarò grande andrò anch'io in cerca di. Sì, va bene, vabbè. Cerca, chi cerca trova. Grazie a questa esperienza maturata e lotta. Va bene, ok. Ok. Lui è uno sbarbatello che mi dice i Pokémon che si trasforma. Se ne vedessi uno mi spaventerei. Si spaventa per se vede un Pokémon che si trasforma. Proverò a fare ancora 2 minuti, se no niente ragazzi, mi dite a voi dove posso trovarlo. Ai miei Pokémon do di soprannomi come è un modo per esprimere le mie originalità. Ok, perfetto. Ma che senso ha dare il soprannome Pikachu? Pacca. Vabbè. Non capisco neanche io, vabbè. Lì c'è quella Pokéball che mi ispira, perciò forse è là dentro l'MT che stiamo cercando. Spero davvero che sia là dentro, perché ragazzi sarebbe una cosa bellissima poter prendere, avere ed essere tranquilli finalmente. Anfiatone, non può più correre. Dove di qua tipo
No, dove cavolo devo andare mai per quella Pokéball adesso? Non dovevo vederla, ragazzi, non dovevo vederla. E non me la dovevano nemmeno mostrare. Come ci arrivo? Grande mistero della fede. Ah, la bom 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 bom. Ho capito dove devo andare. Questo qui dove c'è la cosa qui. Ah, oh, cretinus. Scrivetelo comunque voi nei commenti, ragazzi, perché veramente non ne esco fuori. Scusate perché sta iniziando a laggare un po' troppo questo emulatore adesso. Devo darci una giornatina. Tanto, ragazzi, so già di non trovarlo. Ci scommetto le palle, ragazzi. Ci scommetto le palle. Metti a difesa di fatti, ragazzi. Non posso passare, non posso fare neanche un po' di parkour. No, niente, proprio zero. Vabbè, niente, ragazzi. Scrivetemi voi nei commenti dove posso trovare questo dannato taglio. Aspetta, ho detto che sarebbe una discepoli per il suo benissimo picco. Qui vecchio lupo di mano vuole il grande bene picco. Vabbè, ragazzi, come al solito scrivete nei miei commenti e scrivete nei commenti, condividete, iscrivetevi, mettete mi piace, però per favore prima di tutto scrivetemi nei commenti dove trovo questo taglio, perché davvero non ce la faccio più. Mi da un botto che lo cerco. Vabbè, ragazzi, questo è un ciao ciao. Ciao.